Ehi, sei su Radio Parma. Sta per cominciare Due in Condotta. Mi raccomando, apri le sciolte. Ma visto che di calcio stiamo parlando, per fortuna c'è un Parma che comunque regala gioia dal punto di vista calcistico, non quello maschile ma quello femminile. Ieri pomeriggio invece vince per 4-0 contro la San Martinese e si aggiudica così la promozione in Serie C, quindi complimenti ragazze. Sì, brave. Prima ancora però abbiamo detto, abbiamo raccontato dell'impresa delle ragazze del Parma Calcio Femminile, raggiungendo così la promozione in Serie C. Con grande piacere abbiamo con noi al telefono il capitano o la capitana Deborah Fragni. Buongiorno. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Sei lucida? Non so se si sente la voce un po'. È giustificato. Ma... è giustificato. Non è delle migliori, ma vabbè, dai. Sono giustificata. Un po' faticata dalla corsa sì, che poi, ieri hai fatto. Ma poi non ho più il fisico, non riesco più a stare dietro queste ragazze qui. Correte come delle disgraziate. Poi ieri avete giocato al Tardini, che è un campo discretamente largo. Immenso. Però che bello, posso dirlo. Devi dirlo, anzi dillo con tutta la voce che ti è rimasta. Che bello. È stata una stagione complicata, perché comunque a giudicarsi la promozione all'ultima giornata ieri. All'ultima, esatto, sì. È stata complicata e lunga, devo dire, perché comunque abbiamo iniziato a metà settembre e abbiamo finito adesso, per cui senza neanche una sosta, devo dire che è stata impegnativa. Però dai, è stato bello così, lottata fino alla fine, ci sta, ce lo siamo meritate, quindi siamo felicissime. Quindi l'anno prossimo in Serie C? Sì, esatto, C. Ma diamo già uno spoiler se si può, capitano, lei ci sarà ancora? Cioè, o il mercato adesso impazza. Non mi puoi fare queste domande. Ah, non posso, ok, va bene. Non lo sappiamo, lo scopriremo la dai, prossima. Dai, vediamo, adesso abbiamo le fasi nazionali, perché avendo vinto anche la Coppa regionale andremo di diritto alle fasi nazionali, per cui... Avete fatto un doppiete? No, puntiamo il tripletto adesso. Perché avete una... Cosa c'è adesso? Scusa, non ho capito. Adesso c'è, diciamo, la Coppa Italia, quindi chi ha vinto la Coppa regionale di ogni regione si scontrerà e farà la fase nazionale, per cui ci sarà la possibilità di vincere un altro trofeo, quindi noi ovviamente punteremo anche a quello. Esatto. Ovvio. Scusa, intanto che ci siamo. Dove possiamo seguirvi tutti in queste imprese? Quando giocate qua in casa, giocherete sempre al ancora il calendario non lo sappiamo, okay. Magari. Magari. Mai dire mai, dai. Chi lo sa, magari. Adesso che ti abbiamo preso gusto, chissà. Ma davvero. Ieri è stato bello partecipare, è stato bello vedere anche un Tardini abbastanza gremito comunque per essere... Esatto, sì, una cornice stupenda. Una cornice molto bella. Io, guarda, pensavo proprio, ma pensa che pressione si ha a giocare nella situazione di ieri, di fronte comunque a un bel pubblico, uno stadio gigante come quello del Tardini, o comunque quello che è uno stadio, insomma, detto in soldoni. Cioè, è diverso? Quali sono le differenze sostanziali? Cioè, ti gasa, ti mette pressione? Sì, ti gasa un sacco, però devo dire che comunque eravamo anche abbastanza tese, non so se si vedeva magari nei primi minuti, poi diciamo che mano a mano ci siamo un po' mollate e ci siamo gasate, soprattutto dopo il primo gol, insomma, è stata la tensione è scesa e quindi... Anche perché il primo gol è stato anche un po' liberatorio. Diciamo che non è arrivato subito come speravamo e quindi insomma, ce l'hanno fatta sudare. Soprattutto dopo comunque qualche chiara occasione da gol, che noi eravamo lì, dire dai cavolo, buttiamo dentro sta palla, perché sennò poi sai, sono quelle partite no che dici cavolo no, se si mette così, quando non vuole entrare. Sì, no. Esatto, anche perché comunque avevamo solo il risultato, vincere, per cui insomma... Esatto, ma perché l'altra, quella dietro, la seconda, aveva vinto? Sì, il Modena stava vincendo, noi eravamo ancora sullo 0-0, per cui insomma la tensione saliva e vabbè dai, poi è arrivato il gol, per cui... Diciamo che la tensione ha in realtà sortito l'effetto contrario, invece di fermarvi poi siete andate come dei treni. No, esatto. Bene, sì. bene. Allora, no, devo dire che sono molto contenta di come abbiamo affrontato la partita, perché comunque non era semplice, una squadra molto giovane...
non era semplice affrontarla giocando al Tardini con tanti spettatori, insomma un'emozione per tutte, però devo dire che siamo state brave perché essendo una squadra molto giovane non era scontato, ecco. No, per niente, un bellissimo atteggiamento, bello maturo nonostante l'età, quindi sottoscrivo quello che hai detto tu. Davidone ci scrive: grandi ragazze, ho visto tutta la partita, sono state fantastiche, dopo i primi 15-20 minuti non ce n'è stato più per nessuno. È vero, dai, no, è stato abbastanza. Dai, no, un applauso anche alla San Martino, certo. Perché devo dire che sono state brave. Sì, ma qua devi capire che gli ascoltatori, nello specifico di Due in Condotta, non sanno essere di parte, cioè così. Senti, in ultima battuta, ieri alla fine della partita avete cantato una canzone, però con la filodiffusione, vuoi l'euforia, vuoi che c'era un microfono in cinque, non si capivano bene le parole. Ci puoi ripetere qualche estratto della canzone? Oddio. Le ragazze posso, hanno cantato... l'inizio se okay. Vuoi ti posso, perché adesso non me la ricordo molto bene. cosa no, perché l'abbiamo scritta tipo il giorno prima, quindi insomma era un po' fresca anche per noi. Comunque, allora inizia, vabbè, abbiamo cantato la canzone di Dove si balla, sì. E cantata un po' su di noi, quindi l'inizio è: ho scelto il Parma perché ha i colori più belli di sempre e mi piace perché sono giallo-blu e in più. Blu? Ah no, pensavo di ripetere solo blu. Bello. Vabbè, adesso, va avanti. Adesso la mandiamo ad Argento Amico che magari ci fa... Esatto, lo sappiamo immediatamente. Dobbiamo trovare qualcuno che faccia da audio director e altro e la incidiamo, basta, esatto, non c'è altro da fare. Esatto. Molto bene. Allora, Deborah, qualsiasi aggiornamento, ovviamente noi siamo qua, ci dai un fischio che noi raccontiamo quello che succede e così, insomma, se potete anche darci delle altre info, noi dirigiamo i nostri ascoltatori per seguirvi live nelle partite che vi aspettano per la prossima impresa. Volentieri, assolutamente. Okay. Allora, visto che l'abbiamo citata, ci ascoltiamo Dove si balla, la dedichiamo a tutte le ragazze del Parma Calcio, ancora grandi complimenti da parte nostra e da tutti gli ascoltatori. Grazie ragazzi, un abbraccio a te. Ciao. Forza Parma. Ciao. Ciao.